Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se siete nuovi, lasciate hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E andiamo avanti con questa nuova puntata. Mi raccomando, iscrivetevi al canale perché così potete avere la possibilità di avere carte in regalo. Allora, andiamo immediatamente a vedere le cose interessanti di oggi. Ieri sera ho giocato un pochino. Intanto devo ringraziare Chaching. Sì, scusatemi, devo ringraziare Coda, che mi ha regalato Chaching, che è la carta 5 stelle, che mi serviva per completare una delle collezioni, quindi lo ringrazio tantissimo, 1200 dadi ce li siamo portati a casa, e in più abbiamo ridotto la strada per arrivare a fare la prima completata di collezione. Poi, queste sono cose che ho fatto ieri sera, sul tardi, perché è effettivamente partito sia il torneo nuovo, che sia l'evento nuovo, che è uno dei migliori per recuperare dati. Infatti lo hanno recuperati tantissimi e questa è una cosa ottima. Infatti qua sta qualche screen. Non ho fatto lo screen sul doppio 4 su prigione. Doppio 4 su prigione per 1000, sono 4000 dati più tutti i punti che ne ricavo, quindi wow. Poi devo appunto essere molto contento perché ho preso la pedina nuova dell'evento nuovo, appunto quello lì che va su prigione, dopo lo vediamo, c'è la lista completa. Ecco la lista completa. Allora, questo è Dance Off, che è il torneo che finisce stasera. È iniziato ieri alle 7 di sera e finirà stasera. E abbiamo giustamente ancora i martellini per chi non ha completato l'evento dei martellini, e sicuramente non l'avete fatto perché vi ho detto di non farlo. Era una cosa importantissima perché diventano dadi, quindi molto importante. E prendiamo in pratica al posto dei soldi i martellini. Ecco anche il vantaggio importante: al posto di tanti soldi troviamo un martellino, ok? Quindi in pratica va a sostituire una cosa che sarebbe stata meno utile del previsto in questo caso. Allora, ovviamente ci stanno tutti i vari bonus, le varie bustine, i soldi, i martellini e i 1300 dadi finali. Allora, proseguiamo. Winter Games, giochi invernali. Abbiamo appunto come obiettivo di passare su prigione, su go, su non mi ricordo mai come si chiama quello, passa oltre, roba del genere, e dallo start, dal go, e ci dà appunto, mi sembra, se facciamo il percento ci dà 400 punti, ok? La cosa interessante è che da questo evento i martellini totali, come ci viene scritto sotto, sono 323, quindi sapendo che a fine evento vengono moltiplicati per 3 volte per diventare dadi, vuol dire che quelli sono già 900 dadi a gratis in più all'evento che c'è, quindi niente male. E il bello è che ci sono un sacco di dadi in mezzo anche all'evento: 100, 225, altri 120, 1008 e tant'altro. E sono molto semplici da fare se siamo abbastanza fortunelli. Ieri sera ho fatto un po' di giri, effettivamente mi è andata abbastanza bene. Ho fatto diversi dadi grazie al doppio 4 e vai così. Allora, andiamo a vedere un'altra cosina che ci sta. Eventi, gli eventi di oggi, quindi in base all'orario, ovviamente i primi due voi l'avrete già superati o già fatti, climbabili fino all'1:59, ovviamente il free parking parte dalle 8 alle 11, quelli riuscite forse a prenderli alle 2, poi mega rapina alle 2, che lo potete prendere fino alle 7:59, quindi se non l'avete preso ancora lo potete prendere. Il per 1000 alle 5, 10 minuti di per 1000, che si può prendere fino alle 22:59, fino a notte in pratica. Free parking dice, quindi quello dadi, ottimo. 45 minuti alle 8, che si può prendere fino all'1:59 di notte. Quindi in realtà voi potreste fare anche una cosa così: invece di giocare alle 5, giocate alle 8:30-9. Così avete sia l'evento del Light Roll che sia il Free Parking Dice abbinato. Quindi segnatevi questo orario, 8:30-9 è l'orario più adatto per giocare oggi, perché effettivamente vi dà quei due bonus abbinati che sono fantastici. Crash Grab, poi c'è un altro Light Roll alle 5 di mattina che è fino alle 7:59, quindi almeno che non lavorate di mattina presto e ci avete quei 10 minuti per giocare, non lo calcolate di pezza. E la stessa cosa vale per il Clash Cash Boost. Ok, proseguiamo. Andiamo a fare la nostra giocata di oggi, perché anche se abbiamo recuperato i dadi dobbiamo andare a giocarcela. Vai così. Ok, si va. Intanto tantissimi attacchi e rapine, maledetti, maledetti. Anche perché c'erano effettivamente due strutture costruite. L'ho dovuto fare per forza per le vincite giornaliere, perché se no non me le faceva fare. Abbiamo il free dice. Ok, ne abbiamo uno. Va benissimo così.
Ovviamente perché sto giocando in maniera sbagliata. Però io lo devo fare per forza, devo registrare, ragazzi, perché sennò questo free dice lo facciamo in abbinato come avevo detto di fare a voi e saremmo andati a cavallo. Va bene. Ok, vediamo un po'. C'era un bonus amico, speriamo di averlo utilizzato nella posizione corretta. Oh, per ora ci sta di bene, eh? No, ci ha detto male perché è andato due volte sulla stessa zona. Questa cosa è fatta apposta, comunque. Ringraziamo comunque i ragazzi che partecipano alla cassa community ogni volta. Vai così. Negozio, no, patrimonio netto, negozio, negozio. Allora, al torneo sto bassissimo perché diciamo che ieri non ci ho puntato. Ho puntato quasi tutto sull'evento. Oggi facciamo una cosa un po' mista. Avendo qualche dado di più, magari ci addentriamo anche a prendere qualche punticino in più sul torneo. Anche perché l'evento di oggi non è abbinato a torneo, perché sono in due luoghi totalmente diversi. Quindi è un po' complicato. Ho 369 martellini. Ovviamente abbiamo il nostro bellissimo free parking da prova. No, per sbaglio ho premuto su go, non so manco come ho fatto. Volevo andare su costruzioni per farvi vedere le due distrutte. Ovviamente da voi. No, anche dai cattivi che passano random. Allora, puntiamo a stazione così se sbagliamo al massimo andiamo sull'altra robina. Ok, abbiamo 62.000 dadi. Il per 1000 ovviamente già è stato utilizzato. Non so se ci sono altri per 1000 sul gioco invernale. In realtà ci avevamo la lista prima, potevamo dargli un'occhiata. Il premio finale sono 6.000 dadi. Ovviamente siamo al premio 2005, quindi stiamo abbastanza avanti. Già vedete la pedina in gioco. Mannaggia la miseria, questa è cattiveria però, l'imprevisto che ci manda su. Su cosa? Beh, ci leviamo una distruzione che non è malissimo. È meglio le rapine, sono meglio le rapine. Magari facciamo due o tre rapine fatte bene e facciamo un altro upgrade del tabellone. Ci credo un po' poco. Ok. Allora, no, dai, vabbè, però questa è... Dai, vabbè, gioco... Il gioco ha cominciato, eh. Il gioco ha cominciato a prenderci in giro. E c'è da pure i tre anelli, guarda, eh. No, vabbè, tre banconote. Ok. Felice subito male. Allora, proseguiamo. Mettiamoci in posizione se ce lo fa fare il gioco. Non... Per niente, raga, per niente proprio. Ok, posizione c'è, però come al solito quando vado a per cento poi non vado dove deve andare. Ho fatto due, raga, ho fatto due. Allora, diciamo che la giocata vorrebbe che il 6 sia una cosa logica, infatti l'ho fatto. Si sa come, però va bene. Dovrebbe essere 6, 7, 8, diciamo, quelli logici. Anche se molti fanno 7, 8 e 9. Io dovrei fare 6, 7, 8, in effetti. Allora, attacca, vediamo un po' come sta conciato il nostro attacca. Vediamo se oggi riusciamo a portarci qualcosa a casa o sono tutte fuffe. Però fuffe è la dicitura sbagliata perché fuffe abbiamo ormai capito e vi ho spiegato spesso che le fuffe sono i trucchi, ok? Ci sono persone che fanno le fuffe, vuol dire che imbrogliano, sarebbe quella la definizione di fuffa. Ok, vai così, bustinina. Bustinina bassa ovviamente. Allora da qua in realtà sarebbe pure carino provare a tirare perché a 5, 6, 7 ci sarebbe pure l'imprevisto. Vai, 1% lo provo a tirare. 5, 6, 7. Manco a farlo apposta. Però è imprevisto dollari, quindi. Cioè, nel senso, poteva andare pure meglio. Allora, da qua potremmo prendere e non la prendiamo. Prepare. Abbiamo lisciato tutto. 3, 4, 5, niente. Questo è 3, 6. E dopo c'è l'imprevisto. Quindi 6 si può tirare. Abbiamo fatto 8 imprevisto di nuovo. Stazione. Va bene. Cerchiamo di prendere un po' di premi pure del torneo. E fare un po' di soldini che magari. Saliamo con la Bryson. Spero anche di trovare gente che ci abbia i sordini. Tipo Manuela, che comunque 252 billions ce li dà. Ok? Perché se no tutti sti bei punticini ci sbattiamo i denti. Allora, il torneo non è importante perché non ha l'evento. Quindi non ha roba che si guadagna. Non ha pedine o cose simili. Però i martellini li possiamo accumulare. E è importante perché sono dadi, quindi alla fine della fiera ci riporta indietro roba. Allora, 5, 6, 7 di nuovo imprevisto, però dollari di nuovo. Niente, i dollari li prendo che è un piacere. 5, 6, 7, liscio di 1. Questo è di nuovo 6. Madonna che tiri lunghi, però dai. Ma almeno ci facesse passare dove ci piace a noi. Invece no, guardate quanti dadi sto sprecando per questi tiri. Allora, 3, 6, 7, 8, ci possiamo anche provare. 5, 6, madonna. Ma lo fa apposta, lo fa apposta il gioco. Vabbè, abbiamo recuperato qualche dado usato. Dai, passaci su stazione, eccola. No, su prigione in realtà. Però, guarda come liscia di uno tutto. Mo' vada per uno.
E poi che andava a finire sul go, eh. Se andava a finire sul go mi arrabbiavo. Ok. Allora, ci sta dicendo un tantinello mele. Però speriamo di trovare una posizione comoda. No, troppo lunga per tutto. Ok, questa è possibile. Se sbagliamo andiamo su prigione. Beh, siamo andati su armor, quindi ugualmente. Se sbagliamo andiamo da qualche parte e poi... No, dai, 4 su stazione, cattiveria. Vabbè. Gioco, non ci fare scherzi, per favore. Non ci fare rosicare così. Portaci un po' più su. Anche perché non ho preso ancora una Prison. Quindi i giochi invernali non è andato avanti. Allora, questa è 3, 4, 5. Infatti di 1. Dai, un per cento da qua ci sta un 6. Ovviamente noi che facciamo? Il vuoto. Gioco. Ragazzi, che mi raccontate? Che mi dite di bello? Cosa dite? Ho visto che Palward a qualcuno piace, a qualcuno no. Cioè, che fa un mezzo e mezzo. No, dai, prigione col 6... è cattiveria, guarda, mo' raddoppio della vita. No, per fortuna no. Però vedi, se andassimo sopra questi ci prenderemo pure il free dice. Non sarebbe mica male. Mi piacerebbe un bel free dice, sinceramente. Ma neanche per sbaglio ci stiamo andando che dice faccia 3-4 per sbaglio. Niente, sempre di uno lisciamo. Cioè, è pazzia, è proprio pazzia. 3, 6, 7, 8, me la posso pure rischiare perché se faccio 7 c'è un armor. Ok, ho fatto 7. Ovviamente. Allora qua c'è un 6. Che io faccio 8. Vediamo un po'. 6, 7, 8, 9. Imprevisto. Yes. Stazione almeno. Almeno andiamo su stazione. Ok, una distruzione. 400 punti. Allora questa sta distruggendo. Hellas. No, scusami, Hellas. Non è l'Hellas nostro, però c'è l'immagine diversa. Ok, per fortuna. È l'altro Hellas. È quello lì che non sappiamo se è lui o no. Magari è il suo secondo account. Sta a vedere. Ok, prendiamoci dei premi. Grazie. È un po' che ci dà 185 dadi. È come se non avessimo tirato questi 100 dadi. Doppioni. Va bene, c'era il sogno. Che sicuramente a qualcuno di voi serve. 6, 7, 8, nulla di buono. Allora, stiamo facendo pochi dollari. E in realtà stiamo anche non prendendo posizioni corrette. Diciamo che... guardiamo prigione, no. Se no rosicavo 3 volte, eh. Una posizione corretta. Riusciremo a fare qualche punto nella partita di oggi? Chi lo sa? Gli armor li stiamo prendendo e questo siamo sicuri. 3, 6, 7. Potrei anche azzardare qua e sicuramente sarebbe stato 7. Eccolo qua, infatti. Ho detto io, mannaggia a me. Erano punti su giochi invernali. Ci vado troppo col piede leggero, secondo me. Troppa paura di perdere dadi. Ok. Ovviamente lisciamo di uno quando invece dovrebbe andare bene. Come sempre il gioco ci porta tanta soddisfazione. Guarda la maledetta. Mannaggia. Tanto se lo faceva per cento mica me lo dava sta prigione, eh. Ne sono sicurissimo. Ne sono sicuro al 100%. Ok, posizione da 6. 3, 4 e 5. Ovviamente poteva essere 6. Ma quando? Ma perché? Ok, riproviamo. Olè, una stazione presa. Sto prendendo tutte le stazioni. In pratica, sì, ho detto che me lo concentro sulle stazioni. Però qualche piccolo spiraglio potrebbe pure darcelo, sinceramente. Ok. Bella attacca di quelli fatti bene. Dai, così. Olè. E vediamo un po'. Era già bello distrutto, perché ovviamente ancora ci sono punti da poter distruggere, quindi... non sembra il caso di rimetterla a posto. Altra cassettina che ci dà 275 dadi, va bene. Diciamo, stiamo facendo quasi mantenimento, possiamo dire. Un go da qua che potrebbe essere andato su stazione di nuovo. Con rapina. I soldi arrivano, ragazzi. Madonna però, figlio. Luca, un po' più impegno in questo gioco. 164 billions vuol dire che... un po' bassino. Ok. Altro due premi, buoni però, sono sempre buoni. Ringraziamo comunque, martellini. Quindi diciamo che lì abbiamo 1200 dadi a forma di martellino. Me la rischio pure da qua, basta, mi sono rotto le scatole, tanto si è capito, sto gioco prende in giro. Ok, imprevisto dollari. Sto gioco prende in giro e noi lo seguiamo. Ok, sto esagerando.
Capito che prendi in giro, ma pure noi stiamo rovinando così. Ok, dai, facci una bella prison. No, un'altra stazione. Eh sì, tutte station. Allora, questo sta un po' rotto, però Anna, non ti attaccherò. Anna. Ok, bella attacca, vieni qua. Ci facciamo un'altra bella station per noi. Dai, così. Prendiamo un po' di punticini, un po' di martellini e qualche bustina se spera carina. Tanto vincere il torneo non ci interessa nulla. Anche perché tanto non lo vinciamo. 5, 6, 7, vai sul go. Oh, dei punticini più il moltiplicatore dei dadi, vai. 5, 6, 7, imprevisto, dollari, di nuovo. Vabbè. 4, 3. Abbiamo fatto tutti i 7? Abbiamo fatto tutti i 7, regà. Pazzia. Ovviamente sto lisciando il mondo. Sto giocando tutto a per cento, sì, non lo dovrei fare. Non lo dovrei fare. Ok. Però ho visto che tanto me trolla a sto punto. Famo se trolla bene. Ok. 3, 4. Dai, 5 no, però è veramente improponibile questa cosa. Guarda, guarda la cattiveria del gioco qua. Qua sempre de 1 o 2 fa sti scherzetti. Ok. 6, 1, 7. Andiamo fuori con l'accuso. 6 e 5. Ma che tiro è? Sto droppando in pratica volontariamente. Però io vorrei che questi 100 passassero da qualche parte. Ma sono proprio programmati i 100. Cioè è palese, raga, è palese che sono programmati. Guardate. Cioè, mo mi potete dire che va tutto sulla parte negativa? Col 100? È possibile? Dovrei giocare a 50. Cambia qualcosa? Vediamo un po'. Sembra che non cambi niente. Ugualmente andiamo sul lato negativo. Possiamo andare su armor. 516 Bryson almeno. Anche se è per 50. Magari un raddoppino leggero. Niente, non sia mai. Abbiamo fatto dei punti per giochi invernali. Va bene. Ok. No, vedete, ugualmente sempre di 1. Quando giochiamo a tiri altissimi ci trolla ugualmente. Addirittura 3 abbiamo fatto. 4 e 4, forse siamo passati su station. Ok, con una rapina. E niente, oggi è da giocata a 50 effettivamente, diciamo la verità. 100 no, perché è un drop palese, ma a 50 diciamo che ce la possiamo tirare più in là. Ok, dollarini, diciamo che i dollari ce l'abbiamo e questa è una cosa buona. Ok, 5, 6, 7 da qua è veramente brutta la faccenda. Ok, è doppio 5, madonna. Oh, io lo provo a 1% perché qua c'è stazione. Niente, sono andato su armor, va bene. Mi serve una posizione buona. Ho consumato troppi dadi, sto ritornando ai dadi di ieri. E poi là sopra ce l'ho i dadi da recuperare, perché 2005 sono buoni, eh. Più i dadi che diventeranno dai martellini, più qualche free parking che potrebbe sta. No, vabbè, è proprio fatta apposta. 3, 6, 7, proviamo il 7 da qui. Abbiamo fatto l'8. Come errore, perché? Vabbè, ci ha fatto risparmiare un tiro, da quello che ho capito. Non so per quale arcano motivo. Comunque ho fatto 8, non vorrei dire. Dai, su. Niente, la soddisfazione ce l'ha lasciata proprio a casa. 5, 6, 7, 8. Affitto. Cioè, per carità, ripeto, adesso con i costi ridotti magari qualche soddisfazione ce la dà. Però è veramente brutto così, eh. Cioè, si nota tanto che i tiri sono fatti per essere mandati fuori strada. Ma proprio tanto. Ok, 400 punti col percento. Abbiamo ripreso pure i free dice. Ovviamente devo passarci poi su free dice. Ce ne stanno 256, non sono tantissimi, eh. Ok, 6 e 5 siamo andati oltre. Era abbastanza scontato. Ah, 3, 1, 4 era... Oh, una rapina. Diavolo. Diavolo. E niente. Peccato. Sarebbero stati 320.000 dollari da Danilo. 20 billions in realtà. Però, diciamo. Ok, liscio di 1. Mannaggia, questo poteva essere buono. Perché sono sempre le varie posizioni, raga, che c'è fre. Sì, ma non mi puoi fare doppi 5 a 4 a botta per Diana.
3-3-6. 3-6 potremmo andare su in realtà potrei rischiarmela qua, lo potete capire tranquillamente. Che ridai 250 dadi col 100 e 400 punti per giochi invernali. Ok. Posso rischiarmela Prison. Ovviamente evito di 1. Che te pare? Ci dà la soddisfazione? Ma quando mai? 4-3-7. Oh, Station. Un'altra bella rapina. Dai che forse qualche cosa la guadagniamo oggi forse. Mi sarebbero piaciuti più i tre anelli, ma ci accontentiamo di 200 billions. Siamo a un miliardo, a 1,7 miliardi, che non è male. 400 dadi da torneo. Ok. Allora, da qua no. Ovviamente 3, 6, 7 potremmo anche azzardare, più che altro per i giochi invernali. Siamo andati un po' oltre, sinceramente, liscio di 1. Cioè, 6 e 6 però è veramente un po' so di cattiveria, ma è più di cattiveria. Ok, 300 dadi ripresi. Va bene. Diciamo che non mi posso lamentare. No, mi posso lamentare uguale, perché c'è sempre da lamentarsi, però. Allora, tiro molto lungo, che però ci metto in buona posizione. Per stazione, ovviamente, niente, però. Tiro per 100 in un punto improponibile. Che infatti era improponibile, era andato a non fare. Ok, abbiamo preso il go. Quindi 3.000, 2.500 dadi entrano in tasca. Quindi ritorniamo alla bellezza di 60.000. Quindi giocata con pochissimo drop. Ricordiamo che ci sono i 400 dadi qui comunque. E noi dobbiamo puntare come sempre alle bustine. Il nostro scopo è finire la collection il prima possibile. No, vabbè, 5 è cattiveria. Vabbè. Fortunatamente è una distruzione, quindi possiamo andare da chi ci pare. Vai così. Diciamo è una giocata abbastanza stabile. Già ero in up di mio, quindi non c'è un vero e proprio drop. Forse un 1000 dadi adesso, la giornata di oggi. Però per il resto la giocata sta andando molto pulita. Allora, 3, 6, 7 potremmo anche rischiare. Facciamo 100 e recuperiamo 100 e prendiamo altrettanto. Invece non ci andiamo a finire sopra. Un 6, no, tiro lungo, quindi nulla di buono. Questa è la posizione buona per stazione, però andiamo su neanche imprevisti, su tasse. Va bene, 6 e 2 imprevisti, niente. A noi gli imprevisti non piacciono, invece sarebbero quelli che più ci coccolano. E niente, ovviamente vado a fare 9 dalla posizione sbagliata, che però è giusta per il 9. Sa perché. Uno si fa sempre due domandine. Ok, posizione buona perché c'è l'imprevisto dopo, che magari è imprevisto stazione. Quindi dipende dove andiamo a finire. Stazione diretta, va bene così. Non ci si lamenta. Tanto i bonus della stazione li dobbiamo portare avanti perché scade stasera, perché è ad un giorno solo. Evento. Ok, attacca. Ok. Ci siamo, siamo carichi, siamo pronti. Ole. Niente male, 75 billions. E ci fanno salire ancora la possibilità di costruire tutto il tabellone. Speriamo, speriamo veramente di poterlo fare un altro. 30, ok, martellini. No mele. Proviamo a passare così, no, troppo lungo il tiro. Vabbè, armor. Allora, diciamo che qua se viene il tiro giusto, che viene però è 5. Secondo me è un po'... è un po' rischius. Infatti, come vedete, saremmo andati su armor, non avremmo perso cose, ma... Allora, io 9 lo vedo sempre male, però il 4 è cattiveria. Il 4 è sempre cattiveria, doppio 2 veramente. Cioè, io riesco a fare i doppi 2 a per 1 che sono fantastici. Non hanno senso di esistere. Cioè, il per 1 fa dei tiri che sono fuori dalla norma. Il per 100 fa i tiri che sono sbagliati totalmente. Cioè, è proprio palese, sembra che vogliano... influenzare il gioco a giocare più lenti, che è improponibile da portare avanti un gioco a per 1, e limitare quelli che giocano a per 100 perché hanno tanti dadi, quindi vuol dire o che sono scioppone o che fuffano, quindi ti obbligano a iper shoppare di nuovo, ipoteticamente parlando. Oh, Prison da là è buono però, raddoppietto, adesso che è per 100 ci piacerebbe, niente. Non ci ha fatto raddoppi. Nel video di oggi non ci ha fatto raddoppi. Non so se ve ne siete accorti, ma
Non ci sono No, vabbè, questa è cattiveria davvero. Cioè, da lì c'avevo la bustina. Potevo prendermi la bustina tattica. Vabbè, me la rischio sull'imprevisto. 5, 6, 7, imprevisto. Ovviamente dollari. Vedete, pare che c'è da soddisfazione il gioco. Te pare? 5, 1, 6? Ok. 200 dati, quindi è come se non l'avessimo usati. 400 punti, quindi bustinina tattica. C'è il più 15 minuti. Io quello me lo terrei tatticamente, lo sapete? Oh, carta dorata nuova, amici di qualità. Quindi una collezione completata? No, perché era una di quelle dove ci stanno tante dorate, vero? 186 su 189, quanto ci manca poco. Mamma mia. Allora, potrei fare un altro giretto più che altro per avvicinarmi a quella situazione del gioco invernale. Così questi 15 minuti poi me li gioco belli scialli. Mi metto bello rilassato sul divano e me li gestisco con la testa. Perché ovviamente quando gioco per il video, sì, riesco a fare le cose, però molto spesso, come avete visto, mi faccio prendere la mano e sbaglio. Invece, quando sto bello tranquillotto, che mi metto bello pagato sul divano mentre mi guardo, che ne so, un telefilm, un anime, una cosa del genere, gioco meglio. E quindi ho più probabilità di fare la giocata buona. Ok, allora, per 100, che però è andato oltre. È andato oltre, è andato pure sul vuoto. Allora, 2 e 3, vabbè, proprio tristezza. Allora, pensiamo più a Station, dai. Vediamo un po', da qua dovremmo andare su Station, col cavolo. Allora, passiamo su Go. No, vabbè, però è Armor. Qua ci abbiamo l'imprevisto dopo, quindi me la potrei pure giocare. Ovviamente è andato male. 3, 6, potremmo pure passarci, però preferisco l'1. Da qui, perché sto usando forse troppi dati. 3, 6, 7, 8 e 9. Ma in realtà potrei prenderli quei 400 punti. Niente, proprio brutto. Bruttissima posizione. Il gioco mi trolla. Il gioco mi trolla, come sempre, ovviamente. Bel per cento da qua. Prison non ci andrò mai. Addirittura evito Prison e evito stazione. Cioè, riesco io con i tiri, riesco a evitare entrambi. E poi col 5 a passare su stazione. Cioè, vi rendete conto delle capacità opposte alla probabilità? Cioè, sono proprio opposte alla probabilità. Io posso capire una volta ogni 3, una volta ogni 5, una volta le probabilità del tiro. Ma qua neanche le probabilità del tiro. Cioè, sono anomale. Cioè, non so se mi spiego. Cioè, questo è fatto apposta, questo 4. È palesemente fatto apposta, perché siamo a per 1 e il per 1 tende a portarti sulla zona corretta. Quindi sarebbe da arrivare a fare i per fino a capire questo cambiamento. Quindi, che ne so, a per 20 questo cambiamento non succede. Quindi se io faccio una giocata a per 20, mi dà una giocata corretta? O mi dà una giocata... mi ha dato una giocata sbagliata, però sono probabilità. Quindi diamogli un'altra possibilità. Giocata sbagliata, 4, 5, 6, giocata sbagliata. 6, 7, 8, imprevisto, giocata, diciamo, normale. Se adesso ci dà giocata giusta, potrebbe essere corretto. Ci ha dato giocata sbagliata, quindi pure a per 20. Allora andiamo a per 10? Vediamo un po', 5, 6, 7, giocata sbagliata. 6 e 2, giocata sbagliata. 6 e 3, giocata sbagliata. Però c'è sta l'armor. E forse Station, no, giocata sbagliata. Quindi pure a per 10 va male. Quindi in pratica tu mi stai dicendo che solo il per 1 è corretto. Che poi non è vero, perché adesso ce l'ha dato sbagliato. Però se adesso va a finire lì, è giocata giusta. Per 1, 6 e 6, 12, no, è giocata sbagliata. No, vabbè, quindi adesso la probabilità la sta seguendo, mi sta prendendo in giro. Guarda, se adesso faccio un tiro corretto, questa è giocata giusta perché è imprevisto. 5 e 4 è giocata giusta perché va su stazione. Quindi in pratica l'unica probabilità non variata è la per 1. Tutte le altre sono anomale. Quanto mi puzza questa cosa. Però vabbè, diciamo che, vedi, giocata per 1 è corretta, perché ci ha mandato sull'evento. Diciamo che la situazione è questa, secondo me. Secondo me è fatta apposta. Vedi, per 1 giocata giusta. È fatto totalmente apposta. Però uno non può giocare a Monopoly Go a per 1. Cioè, posso capire a bassi livelli, ma quando arrivi alto, diciamo che la media di giocata sarebbe per 20 per 50. Ovviamente io, essendo un po' oltre, faccio la giocata a per 100. Però la media sarebbe la giocata per 20 per 50, non di più e non di meno.
A meno che veramente uno non sta a corto dei dati e allora fa una giocata safe. Ok, 6 e 4, forse imprevisto. Previsto dollari. Vai così. Allora, siamo arrivati alla bellezza dei nostri 30 minuti. Io mi fermerei qui perché sennò andiamo solo a droppare a sbuffo. Abbiamo 2 billions. Che però sarebbero trillions in realtà, perché billions sono quelli prima. E andiamo a costruire, proviamo. Vediamo un po' dove arriviamo. Secondo me non ce la faccio, però entro stasera magari con un po' di impegno potrei farcela a fare un tabellone. Ma forse ce la faccio. Vediamo un po'. Forse con un po' di fortuna. Olè. Perché questi costano tanto. Sì che ce la faccio, dai. Ottimo. Abbiamo fatto un tabellone, raga. Allora, con 2 billions sono rimasti 800.000. Quindi vuol dire che ne ho usato 1 billions e 2. Quindi vuol dire che il prossimo dovrebbe essere 1 billions e 4, 1 billions e 5. Quindi una volta che arrivo a quel target, che ci sarebbe abbastanza semplice, posso fare un altro tabellone. Ottimo. Ok, 50 dadini, niente di eccezionale, però intanto ci fa le casette. Le benedette casette, eccole là, 3 casette. Buone, buone. Allora, io là sopra in 5 minuti ci avrei un dado, quindi non ce ne frega niente del free parking. Siamo a 444, quindi siamo a 999 dadi, quindi 1000, pratica, puliti. Niente male. E proseguiamo. Album. Allora, sto a 186 su 189. La maggior parte di quelle che mi mancano penso siano dorate. Se mi avanza qualcosa ve lo chiedo sicuramente. Comunque, per avere le carte regalo da me, come sempre, dovete essere miei amici. Dovete essere iscritti al canale perché do precedenza alla community. Mi raccomando, il commento qua sotto, fatelo bene. Per essere amici, link in descrizione, lo cliccate e diventate automaticamente miei amici. Ok? Assolutamente, mi raccomando, ragazzi. Cercate di fare un commento fatto bene con la lista delle carte che vi servono, anche quelle che non ho. Che se mi dovessero arrivare off camera, magari posso mandarvele. Ovviamente adesso vi faccio scorrere tutta la lista così vedete le carte che vi mancano. Sperando che ci sono. Carta, scusate. Dovete dichiararmi appunto l'immagine profilo se la vede. E dettagliata, tipo sono io che guardo il tramonto con gli occhiali da sole e maglietta gialla sdraiato per terra. Cose del genere. E mi raccomando, ogni volta che fate il commento mettetevi il vostro nome in gioco, perché io non me li ricordo tutti, anche perché siete diverse persone, anche perché non è che sono sempre davanti al PC al gioco, quindi potrei dimenticarmi. Quindi mi raccomando. Allora, le carte mi mancano a me, che mi potete ancora mandare se le avete doppioni o volete fare uno scambio. Se volete fare uno scambio tipo 5 stelle, io ho una 5 stelle, ve la mando. Esempio, batti la tazza. Mi potrebbe servire, se avete qualcosa che volete in cambio, fatemelo sapere magari nei commenti. Oppure dici, Mordu, ti ho mandato uno scambio, mi potresti dare? Esempio, io sono contento uguale perché mi serve batti la tazza. Iniziamo, è dorata, servizio fotografico è dorata, quindi non si può scambiare. E diciamo che in pratica le ultime due sono dorate. E se ne trovo una bene, se no dobbiamo aspettare, perché questo qua costa 1000. In realtà potrei farne uno e poi aspettare l'altro, però... Aspettiamo. Diciamo che aspettiamo. Fammi i bravi ragazzi perché siamo lì lì. Va bene. Vado a vedere a chi regalare le carte di oggi. La prima carta di oggi è forse una delle poche che riuscirò a dare perché ho notato che mi chiede tutti le stesse. È Martina che mi ha chiesto questa carta. Una di queste carte mi ha fatto una bella lista. E gli mando questa che è l'unica che ho scambiabile. Vediamo un po'. Il manuale. La seconda carta di oggi, dopo tanta ricerca, è Teo86 che mi ha chiesto fuori i soldi del set 16. Quindi vai, Teo, tutto tuo. E niente, ragazzi, per oggi solo queste carte ho potuto regalare perché effettivamente non ho avuto possibilità di fare di meglio. Perché molte carte mi avete chiesto non ce l'ho a doppione. Molte carte che mi avete chiesto sono alcune dorate. E quindi per adesso lo scambio dorato non lo faranno, secondo me lo fanno gli ultimi 30 giorni, perché siamo ancora a 60 su 80, quindi fatevi due conti. E niente ragazzi, questa era la puntata di oggi, spero vi sia piaciuta, abbiamo fatto una giocata abbastanza fruttuosa, abbiamo trovato un'altra carta, ci siamo avvicinati ancora di più, vi ho messo tutte le liste delle varie ricompense, stiamo avanti su giochi invernali e stiamo bene col torneo, anche se siamo 29esimi, non ce ne frega niente. 1000 bellissimi dadi da quei martellini saranno per domani sera, ok? Arriviamo a 1000 like, condividere il video, iscrivetevi al canale se non e lasciare l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E mi raccomando, i mi piace sono sempre gratuiti.